Si sente, penso, sì. Okay. Allora, buonasera a Continua. tutti. Scusate la mia assenza video, ma è giustificata da un vaccino. Ringrazio il nostro ospite, Sandra Franchini, che è un violoncellista del Teatro alla Scala, che ha tempestivamente, con pochissimo preavviso, devo dire, accettato il nostro invito. La serata, il tema di oggi vuol parlare del lavoro di un professore d'orchestra, di uno strumentista e qual è il suo ruolo. Quindi lascio la parola al nostro ospite, se qualcuno ha qualche domanda, come sempre, potete poi alzare, non so se c'è la Ma mano, io, pensare. scusami Miriam, buonasera, ma non riesco a vedere, posso Perché vuol vedere dire se che ci sono delle le persone? webcam non sono accese, se qualcuno la vuole accendere. Se Ma no, sono presenti. poco se. Partecipanti. Ecco, infatti, ecco. Ok. Ok, qualche microfono va attivato. Spegnetelo solo quando non dovete parlare. Sì. Ok, vediamo se riusciamo. Siamo in 7 persone. Sì, ok, a poco poi qualcuno si aggiunge. Già qualcuno ha detto che arriva un po' dopo, ma arriva. Buonasera. Eccoci. Ecco, c'è Buonasera a qualcuno. tutti. Mi scuso, oggi devo tenere spenta la videocamera, ma ho problemi di connessione, quindi non rischio che poi mi salti tutto. Ok. Diversamente, però ci sono, poi se farò delle domande accenderò il microfono. Sì, bene, bene. Ok. E Io direi che lasciamo. cosa posso fare? Non so, dite. Si può parlare liberamente. L'argomento sappiamo qual è, un po' magari anche presentarsi, far capire qual è il lavoro che si fa. Ah, non lo so, dato l'esiguità dei partecipanti, forse è più semplice. Sì, vi posso dire che cosa faccio. Mi chiamo Esatto. Sandro Lafranchini, sono primo violoncello della Scala da 22 anni, suono il violoncello dall'età di 5 anni, ho 47 anni, vivo a Milano, mi piace molto la natura, ho sempre studiato tanto, ho sempre creduto insomma nel lavoro che svolgo e mi piace la musica in generale senza distinzioni tra classica, leggera, cose così. Mi piace un po' la musica quando è bella, scritta bene ed eseguita bene, ecco. E alla Scala sono presente dal 1999. Prima di quello sono stato primo violoncello a Santa Cecilia, un periodo abbastanza difficile, così ero giovane, tante note positive, altre un po' meno. Poi sono stato primo violoncello anche per un certo periodo alla London Symphony, è stata un'esperienza bellissima. Poi con il maestro Valery Gergiev siamo andati un po' in giro per il mondo con dei programmi. Ho fatto parte della World Orchestra for Peace, che è una. Ciao, ecco che c'è qualcuno. È un'orchestra che si occupa appunto di così, portare il messaggio di pace nel mondo. E ho fatto tante cose, tante esperienze musicali. Se volete chiedermi qualcosa in particolare, cerco di essere d'aiuto. Ecco. Se c'è qualcuno che ha qualche domanda. Intanto io comunque mi dispiace, ma vi faccio vedere lo stesso. Allora, intanto comunque grazie per queste informazioni, perché comunque devo dire 22 anni alla Scala sono veramente tanti, non sono pochi. Sicuramente essere entrato giovanissimo alla Scala deve essere un'esperienza particolare, ecco. Quindi, per esempio, noi abbiamo qua la nostra Patrizia, che è pure violinista, quindi magari potrebbe avere qualche domanda in più rispetto a noi che siamo Sì, cantanti. magari c'erano, no, Ciao, ma anche voi. buonasera, piacere di conoscerti. Sono Bene, Patrizia, Patrizia, piacere. ciao. Vorrei farti una domanda un po' diversa. Come sei arrivata alla scelta del tuo strumento?
No, abbastanza semplice, mio papà suonava la stessa cosa, dunque me lo sono trovato in casa, no? Poi mi veniva abbastanza naturale perché mi ha dato tante buone indicazioni sin da subito. Naturalmente considero il pianoforte lo strumento principe perché è uno strumento armonico. Gli strumenti ad arco sono molto belli, ma sono un po' limitati se sono da soli, no? E tu invece dove abiti e qual è il tuo percorso musicale? Io abito a Milano Ah, e ti sto muovi da vicini di casa. facendo, sì, e sto facendo sia violino che canto lirico sempre in conservatorio. Bravissima, sembra un ottimo connubio, ecco. Poi. Però sono d'accordo con te, nel senso che per quanto comunque dia tante possibilità lo strumento d'arco, a livello armonico, puoi far parte di una formazione più ampia dove magari hai il contesto orchestrale o lo stesso coro, ti senti immerso in un'atmosfera che è completamente diversa ed è più simile magari a quello che potrebbe provare un pianista mentre suona un concerto, insomma, con tante sonorità all'interno. E Esatto, quindi. esatto. Ma la Cioè, scelta adesso del tuo per. strumento inteso come, insomma, quello che imbracci ogni giorno, cioè il tuo strumento di oggi, come ci sei arrivato? Cioè, ne hai provati tanti, ne hai cambiati molti, è sempre Ah, stato proprio lo quello del strumento perfezionato? specifico, dici? Sì, Ah, ne ho il cambiati tuo. tantissimi. Ne ho cambiati tantissimi. Sono partito da un buono strumento con cui ho fatto gli studi, che era un Erminio Malagutti, che era un liutaio che abitava a Milano e l'aveva costruito nel 1972, questo, o 73 forse, questo violoncello. E aveva un bel suono potente, diciamo così. Sono arrivato fino al diploma con questo, poi è arrivato questo strumento del quale mi sono innamorato perché ha una voce molto calda. Uno strumento, probabilmente un Carlo Antonio Testore costruito a Milano nel 1730. E mi sono assolutamente innamorato di questo strumento, però c'è un però. Strumento bellissimo, un suono fantastico, adatto alle sale che ci sono all'estero, in Germania, Svizzera, Giappone, le belle sale che ci sono. I teatri d'opera italiani, tipicamente la Scala, ha un'acustica molto secca che, specialmente prima che c'era tanto velluto, mangiava il suono. E poi le orchestre in generale italiane suonano sempre dei colori abbastanza abbondanti, diciamo dal piano in su. Ecco, i colori che ho trovato suonando quando sono andato all'estero in altre orchestre che ho citato prima, la London Symphony piuttosto che la World Orchestra for Peace, poi sono andato a suonare al Festival di Lucerna e i pianissimi sono molto più piani. Ecco, poi hanno delle sale che permettono di fare più colori. Adesso nel mio iter sono arrivato adesso a suonare con uno strumento del Novecento, forse non ha un grandissimo valore, ma suona molto bene. Prima addirittura gli anni scorsi mi avevano affidato un violoncello Francesco Ruggieri del 1683, che aveva un valore veramente molto alto, anche l'assicurazione per pagarlo era molto alta e dunque era abbastanza impegnativo da mantenere e poi un po' impegnativo mentalmente. Ecco, forse preferisco qualcosa che suoni molto bene, ma che abbia decisamente un valore più accessibile e più adeguato a quelle che sono le condizioni di mercato, anche dei musicisti adesso, no? Questo penso. Tu che cosa suoni? Che violino suoni? Io suono un violino che in realtà ha creato mio zio, che era liutaio, e Sì, bravo. quindi l'ha creato appositamente per me sulle misure dello Stradivari, però un violino moderno che ha fatto all'incirca una ventina d'anni fa, poi purtroppo è venuto a mancare, però è uno strumento che effettivamente parlando, insomma, è una cosa che sicuramente fa parte di me e che non venderò mai nella vita, questo a Ma certo. prescindere. Poi Ma comunque. piuttosto, visto che mi parlavi di sonorità, no? Del fatto che magari all'estero ci Sì. sono possibilità di acustiche diverse dai teatri d'opera italiani, eccetera, so che magari alcuni solisti, soprattutto se devono appunto suonare accompagnati d'orchestra o
in queste situazioni del genere, magari usano una tipologia di corde anche differente o si muniscono insomma di prendere la muta appositamente per il concerto, una Quello cosa che sì. fai anche tu. Sì. Infatti sto dicendo, ormai i costi per mantenere questi strumenti sono assolutamente proibitivi. Sì, la muta va sempre presa. Adesso il 23 c'ho un recital con delle suite Bach da solo a Brescia, al Teatro Romano. E dunque la muta di corde nuova è fondamentale. È un po' come schiarirsi la voce per un cantante. Andare, insomma, al mare per 2 o 3 giorni. Non so se faccia bene, mi sembra che faccia male al mare, no? Vero? Però, vabbè, dai, una specie Un bel di paragone. réglage. Sì, qualcosa di questo tipo, di questo tipo. Bello. La tua prima esperienza all'estero, come l'hai vissuta? La mia prima esperienza all'estero, che ricordi, quando avevo 14 anni, il Conservatorio di Milano ci aveva mandato in Giappone. E andai accompagnato dalla mia insegnante di violoncello, Maria Leali. Tra l'altro, abbiamo suonato in trio con Davide Cabassi, pianista, quando avevo 14 anni, con il quale ho suonato dopo tutti quegli anni lì, ancora 3-4 giorni fa, perché abbiamo fatto alla Scala una serata con il balletto che aveva dei brani di suite italiane di Stravinsky al suo interno. È stata un'esperienza, ma difficile, perché comunque. Il fuso orario quando sei ragazzo è micidiale. E poi nella vita sono stato 19 volte in Giappone, poi mi sono un po' abituato. Ho capito che a costo di crepare al pomeriggio non devi assolutamente dormire. Un'alimentazione leggera, ma poi comunque il Giappone è cambiato così tanto. Quando sono andato io, la prima volta era nel 1988 e o mangiavi le loro cose. O non c'era qualcosa di diverso. Adesso siamo tutti abituati al sushi, al udon, piuttosto che, insomma, udon mi sembra che sia la zuppa. Sì, con Sì. la pasta. Sì, e questo è il primo ricordo che ho, dopo ne sono arrivati tanti, ecco. Pazzesco, quindi praticamente siete amici di infanzia, vi conoscete da... Sì, siamo ottimi colleghi d'infanzia, poi ci siamo un po', cioè dal punto di vista musicale abbiamo grande intesa. Non sempre, no? È necessario avere un'intesa perfetta anche al di fuori con le persone, ecco. Penso tu che sei giovane, penso che si debba puntare ad avere un'ottima intesa sul palco, sul palcoscenico, in buca, dove sia. Però occorre anche imparare un pochino a distinguere che pretendere di avere l'amicizia fuori, l'amicizia sul palco, sia addirittura un'arma a doppio taglio nella maggior parte dei casi. No, assolutamente, poi insomma, alle volte si rischia di andare troppo oltre il discorso professionale, magari non riuscire a concentrarsi a dovere per Sì, l'esecuzione. esatto. Bello. Bene, ti ringrazio. Grazie a te. Vediamo se qualcun altro ha Una qualche. domanda? Curiosità? Io vorrei chiedere Buonasera. quando ha capito che la musica sarebbe stata la sua professione? In che... Ascoltami, ci presentiamo. Io sono Sandro, lei è Caterina, giusto? Caterina, sì. Piacere. Lei canta? Sì, io sto studiando canto. Ah, dove? Scusi? A Dove? Trento, Ah, perché sono Trento. Mi di sente Trento. bene o devo parlare più forte? Fino a ora sento, ho un po' di problemi Ok. con la connessione, quindi... Sì, no, ma anch'io sono sempre preoccupatissimo. Cioè, la connessione funziona bene, però il Bluetooth, sai, non sai mai se lagga, cioè ritarda. Allora, quando ho capito? Allora, innanzitutto partiamo dalla grossa crisi che ho avuto. 16-17 anni, così, quando c'è stata la maturità, fino all'anno prima ho fatto la maturità al conservatorio, fino all'anno prima le materie musicali facevano media con tutto il resto, poi da quell'anno lì invece hanno deciso a sorpresa che non facevano media, quindi me la sono presa parecchio e ho dormito una notte fuori nella pineta ad Alassio per protesta, insomma, cioè, sono delle età difficili.
Poi che cosa posso dire? Col tempo ho capito, mi sono iscritta un anno di università, lingue, ma le mie compagne erano quasi tutte donne, erano molto più brave di me, studiavano con più costanza, mi rendevo conto che i risultati erano modesti e con la stessa unità di tempo trasposta invece in musica ottenevo dei risultati molto ma molto migliori. E dunque sì. Ho capito che dovevo stringere i denti, ho provato diversi concorsi, alla Scala io l'ho provato 7 volte il concorso, perché tutte le volte arrivavo, ero dietro la tenda, piaceva, non piaceva, boh, non lo so. Comunque ho cercato di tenere duro, ma specialmente, sì, man mano, ma adesso non vorrei dire una stupidata. Però ancora alla mia età mi sto dicendo, ma è veramente il mio lavoro? Cioè, il mio lavoro è quando ho provato a scrivere dei pezzi che allora proprio dici la cosa tua, no? Quando scrivi la cosa tua, magari arrangio, perché ho provato in questi anni a fare anche delle cose guardando al pop, al rock, c'è un album che è in uscita, ce l'abbiamo pronto con il compositore di jingle pubblicitari che si chiama Fabrizio Campanelli. Abbiamo proprio fatto degli arrangiamenti violoncello e elettronica di musica rock, così. Però adesso stiamo un po' aspettando di vedere qual è il momento giusto per uscire con questa cosa. Allora. Quindi non c'è mai un momento giusto, ecco. Insomma, forse conviene essere un po' rilassati, senz'altro tenere duro nella preparazione in queste cose. Che cosa pensi? Mi Ok. piacerebbe sapere la tua opinione. Ce l'ho come passione, la musica ce l'ho sempre avuta. Sto frequentando l'università mentre studio perché il bel canto, insomma, non è proprio un mondo particolarmente facile anche a livello di stabilità, cioè se si pensa a un futuro in cui magari si è anche un pochino più avanti con gli anni, cioè anche parlando un po' con i miei insegnanti così, mi hanno tutti detto cioè, è una vita difficile comunque. Però trovo che dà quel qualcosa, no? Cioè, per come la vivo io appunto dell'arte, della musica, questo mi spinge comunque a continuare, sì, a tenere duro, cioè tenere duro e andare avanti Sì. poi, e a provarci. Però sì, ero curiosa perché un po' Sì. così nella vita di tutti i giorni non si incontrano, almeno a Trento, persone che effettivamente sono riuscite a fare della musica, cioè una professione, cioè della musica con attività appunto strumentistica, ecco, Sì, no, ma a Trento c'è una un... professione così longeva. Però a Trento ci sono dei bravissimi violoncellisti. Sì, io se dovessi pensare, penso che c'era un film di tanti anni fa che si chiamava Notting Hill, no? Dove il protagonista divideva in unità di tempo la propria giornata. Dice: un'unità di tempo la dedico per passeggiare, l'altra per cucinare, l'altra per studiare. È un approccio empirico che sembrava un po' stupido quando l'ho visto, invece adesso io dico che sia l'ideale. Cioè adesso Sì, ho è quello. un'unità di tempo per studiare, mi concentro, faccio solo quello, via il telefonino, queste robacce qua, sempre, no? Poi i risultati dovrebbero arrivare. Quello che ormai mi è chiaro, ma ci sono arrivato tardi, troppo, troppo, troppo tardi, che un'altra unità di tempo va fatta per coltivare i rapporti sociali, un'altra unità di tempo serve per fare dei progetti artistici interessanti, magari inconsueti, non troppo inconsueti, un'altra unità di tempo serve per muoversi magari nel proprio piccolo paese, che ne so, della Val d'Aosta, per chiedere all'assessore se ci dà quel tale spazio dove fino alla settimana prima avevano fatto la mostra pittorica. Sì, anche a costo zero, però muovere un pochino le acque. E comunque è un lavoro quotidiano, per dirti l'attività che ho esterna al teatro, che c'è, insomma, però non è arrivata regalata nulla di niente. Non è che dici, ah, sono primo violoncello alla Scala, mi fai suonare. Una volta
Un organizzatore mi fa: ah, ma questo, guardi che oggi è già il terzo che chiama, che è il primo violoncello. Dico: vabbè, ok, grazie. Non serve a niente, insomma, bisogna un po' arrangiarsi, È un po' capito? un'imprenditoria quasi, cioè la capacità di vendersi e vendere la propria arte. Sì, tendenzialmente è sempre meglio vendere altre persone, perché non si viene mai creduti quando... Cioè, la cosa che funziona meglio involontariamente, per esempio, ho parlato sempre talmente bene di un pianista che suonava con me, fantastico, così, alla fine, insomma, credo di aver contribuito molto alla sua carriera, no? Ok? Sì, il passaparola, insomma. Poi, senz'altro, il fatto di riuscire a mantenere sempre un certo aplomb, una certa calma. Quando è possibile, è possibile. Cioè, Clodiana c'è una manina che è venuta fuori, cosa significa? Cioè, non so cosa significa. Volevo prendere la parola, di solito Ah, noi così si facciamo così, dice. mi sì, Allora, per non funziona perché la manina è interrompere. gialla. Sì, come l'asilo. No, comunque per essere educata non interrompere. Comunque io sono Claudiana, sono cantante e come penso la maggior parte che stiamo seguendo, infatti è molto interessante la vostra conversazione, stavo ascoltando. E infatti la mia domanda più o meno era questa, di capire un po' come siete arrivati, cosa fate oltre al teatro, perché anch'io come persona sono una di quelle che, a parte un lavoro fisso che posso avere, mi piace un po', come avete detto giusto voi, muovere un po' le acque, perché poi finisce una cosa che diventa così monotona, cadi nella monotonia giornaliera del lavoro, dello studio, e praticamente, a parte che la nostra professione è una professione che non va, secondo me, valorizzata come si deve valorizzare per quello che si spende tutta la vita lì, a studiare, a fare, e penso che un lavoro così continuo, con una certa frequenza sistematica, almeno parlo di me, per avere dei risultati, alla fine ti metti anche su certe persone che dicono anche: ah, ma fai il musicista, ma che bella vita. Sì, certo. Raccontami qualcosa di te, dove Allora, vivi? io sono albanese, vivo a Bologna, ho finito l'equivalente del conservatorio come in Italia, l'ho finito a Tirana, e praticamente per me è anche un pochino anche più difficile fare un po' di strada, perché essendo un conservatorio che non è stato implementato qua, noi abbiamo anche le nostre difficoltà nel riconoscere il nostro diploma, eccetera, eccetera, che praticamente abbiamo anche tutta questa cosa da fare dietro, però comunque trovo un po' delle difficoltà di essere, dico, accettata, manco la bravura, cioè la bravura, diamolo per scontato, perché non parliamo di persone che manco sono bravi, però vedo delle difficoltà perché di solito ho notato che danno più, come mi posso esprimere? Più credono in più nelle diplome del loro stato. Ho notato questa cosa su molti concorsi, su vari, non dico tutti, ma la maggior parte. Allora, io quello che ti posso rispondere, Clodiana, giusto? Sì, Claudiana. Clodiana, io ti posso rispondere dal punto di vista degli strumentisti. La comunità albanese degli strumentisti in Italia è assolutamente di primissimi posti. Sì, sono Non, bravi. sì, oltre a questo ti posso dire che non c'è stata nessun pregiudizio nei confronti degli strumentisti che sono arrivati dall'Albania, e la testimonianza è che Clyde Saci, con il quale io ho fatto anche diversi dischi, così, è stato primo violino della Scala, ha fatto un concorso, è stato subito preso, e poi di sua volontà è andato via dopo 4-5 anni e è andato in Svizzera. E nella sola fila dei violini c'è, mi sembra... Scusami la pronuncia che sarà sbagliata, Estela
Poi, stella. che è il vanese, poi c'è. No, ci sono diverse persone, ma appunto Quindi, però, scusami avete un attimo. ragione. Cioè, ci sono comunque almeno quattro, credo almeno quattro. Dunque, ti sto Sì. rispondendo, credo in maniera opportuna, dicendo che non c'è stato nessun pregiudizio per quanto riguarda gli strumentisti provenienti dall'Albania. Poi io nel canto sento solo i cantanti che cantano, cioè non sono in grado Sì, no, hai di ragione. No, aiutarti. infatti è per questo che dicevo, è un discorso un po' che si parla di più con quelli che sono un po' del mestiere proprio tipici, però comunque io parlo sempre di me, ho trovato un po' delle difficoltà perché vedo sempre questa non davanti, cioè manco nessuno si permette di parlarti, però dietro senti certe cose che sinceramente mi venivano un po' mi facevano amareggiare, Ah, ma però comunque con tutto rispetto, io adoro Italia, adoro la vostra cultura, adoro la Sì. vostra scuola perché ho scelto appunto di viverci. Sì. Sono molto felice che questa forma dello Zoom ci fa conoscere le diverse esperienze, perché per noi anche è da vedere da tutti i punti di vista. Sì, no, se posso risponderti, andare avanti a risponderti. Non c'è davvero nessun pregiudizio, e questo l'ho già detto. Per quello che mi hai detto tu, che senti parlare alle spalle, quello è normale. Anch'io sono 22 anni che cerco di con fatica tirare avanti, e lo stesso mi dicono: ma come fai a essere così tranquillo quando suoni, che fai soli davanti a tutti? Allora, io penso che si debba coltivare una propria parte interiore per comunicare verso l'esterno le emozioni e poi fare una fortezza all'esterno, come se fosse un castello con il corso d'acqua esterno nel quale i nemici non possono entrare. Ok? Questo sempre parlando di cose psicologiche. Questa è la mia ricetta. Poi, se mi chiedi invece più concretamente come entrare nel mondo del lavoro, io penso che sia il canto che lo strumentista in questo momento, lo stesso parlavo con la ragazza prima, chiedo perdono, non mi ricordo esattamente come si chiamasse la ragazza di prima con la quale parlavo, però le avevo detto fare progetti speciali, cercare di parlare, non so se tu vivi in una grande o una piccola città. Io vivo a Bologna, non so quanto la conosce, però abbastanza vicino alla città. Sì, ok, però allora se è un comune piccolo è meglio in Italia, perché il comune piccolo, cioè Bologna è una grande città, o prima che l'assessore ci No, possa. Ok, appunto, è molto difficile dentro la però città, in una appunto. città più piccola è molto più facile. Se tu ad esempio inizi con un piccolo, gli dici: guarda, buongiorno, vorrei fare, che ne so, un festival, sto facendo un esempio stupido, un festival Sì, dedicato un alle rose. Perché c'è la rosa progetto. gialla, la rosa rossa e la rosa fucsia, non lo so. E allora gli dici: guardi, sono tre concerti, in uno c'è un ciclo di leader dove, per esempio, ci sarà anche un poeta che racconta qualche cosa, nell'altro c'è un pittore e nel terzo magari invitiamo un'azienda che fa vini, no? In Italia ci sono tanti. Ovviamente non è una ricetta per diventare ricchi la mia, è una ricetta per cominciare da zero a fare qualcosa che non sia zero. Questo secondo me è abbastanza possibile se tu vai a parlare con l'assessore e gli chiedi che almeno gratuitamente diano gli spazi e tu gli dici: ci sono queste persone che sono diplomate, una sono io, un'altra. Questo getta le basi iniziali per poter fare una certa attività e cominciare a avere la possibilità di esibirsi. Speriamo, perché adesso sono stati anche tempi un po' difficili e speriamo che torni tutto alla normalità di fare anche queste cose, perché sinceramente dopo questo periodo la maggior parte è rimasta un po' così,
a farsi su un po' di repertorio. Sì, ma stessa cosa a tutti. Io quello che ti posso dire è che ti confermo e posso provare che a me nessuno mi ha mai chiamato perché sono No, primo no, ci violoncello, credo. ma proprio zero. L'uniche, per dirti, questi concerti che farò a Brescia settimana prossima, ho avuto la fortuna, solo fortuna, tanti anni fa ero il vicino di casa di una ragazza che faceva la scultrice, molto brava. Mi aveva detto a suo tempo, ma stiamo parlando di 20 anni fa, se volevo andare in comune a portare un progetto che forse mi avrebbero dato spazio. Io ho detto, boh, vabbè, andiamo, proviamo. Adesso io sto parlando del 1% o forse un millesimo di tutte le cose che ho provato a fare, no? Di questa una è andata bene e mi hanno detto, ma sì, forse si può fare una cosa di musica da camera, ma tutte le altre che ho proposto, poi cioè, per dirti, i nemici ci sono sempre. Mi è capitato a volte che già ero stato fissato come insegnante in una master, poi è arrivato un mio collega, ha detto, ok, sì, va bene, vengo anch'io, però preferirei collaborare con quell'altro violoncellista. Io sono stato lasciato a casa, capito? Cioè, i Sì. problemi grossi anche ce li ho sempre, quotidianamente. Ah, ecco appunto, ero curiosa a sentire anche questa cosa, essendo che essere primo violoncello alla Scala non è da poco, anzi è da sentirsi anche orgogliosi, penso io. E come dite voi, anche voi avete i vostri problemi e sinceramente rimango un po' senza parole perché per arrivare fino lì penso che avete passato tante di quelle. Però ogni sera ricominci da zero. La settimana scorsa ho fatto questo Stravinsky, aveva delle cose difficili tecnicamente e musicalmente, e io non posso dire che fossi totalmente rilassato. L'ho fatto 3 volte, 3 serate. Ogni volta è un po' di stress, Ma ci c'è, deve insomma, essere ecco. un po', ci deve Sì. essere, se non c'è poi non ha senso, penso io. Ok, per Comunque, quanto. grazie. No, grazie a te, ti faccio un bocca al lupo per le Grazie. tue audizioni che vorrai fare. Penso che mi sembrano molto apprezzati in questo momento i progetti che abbiano un senso, anche magari un filo storico, un filo conduttore letterario. Appunto, io sto facendo un progetto non in Italia perché essendo un periodo brutto e poi come dite voi vogliono valorizzare un po', non so se mi esprimo bene, la Perfetto. musica proprio dello Stato, allora io sto facendo un progetto di musica delle mie parti, Sì. la stessa cosa, equivalente, ma lo sto facendo in Albania, anche se lì ho la carriera abbastanza consolidata, come dite voi mi conoscono tutti, anche lì stiamo un po' con il fiato sospeso perché non si sa mai cosa può succedere, può essere accettato, può essere non accettato, ma anche che è stato costruito e fatto per valorizzare artisti in Sì. emergenza oppure bei progetti che magari mancano alle scene. Boh, è quello che dicevo all'inizio, è una professione un po' che chiede uno stress continuo e mi dispiace molte volte che sento che non viene magari valorizzato come si deve. Però siamo tutti con lo stesso problema. Quello che ci tengo per chiudere questo intervento è che ti ho portato a dimostrazione che gli artisti albanesi musicisti nella nostra orchestra sono valorizzatissimi proprio e sono stati Mi fa valorizzati anche, piacere, mi fa cioè, e piacere. sono proprio dimostrabili questi nomi, quelli che sono Sì, stati. ma io Sì. ne conosco Dunque, e mi fa molto piacere. Grazie, benissimo. Grazie, gentilissimo. buonasera. La Come si testa, fa a sta mettere la staccando, manina? la Così lo rimetto. imparo. Sta accadendo la chiamata, quindi rimetto ora. Possiamo rientrare con lo stesso link. Volevo solo dirvi Ok. questo. Ok, ma poi mi spiegherai come si fa a mettere la manina? C'è scritto nelle reazioni. Le reazioni alza la mano.
Il tempo che l'ospite riesce a rientrare. Eccoci. Mi vedi così, Miriam? Bisogna riattivarla. Comunque io ho già riavviato la registrazione, così evitiamo di stare starci troppo tempo. Scomodissimo, ho dovuto rimettere password, tutto. Ma no, perché purtroppo non ho la versione pro. Così un casino. Anziché. Anziché sono riuscita ad avere un'unica stanza. Bisogna sempre riattivare la webcam dal tastino. L'ho fatto, no? No, ancora No, l'ho non. fatto prima. Ora sì, Ora? ora sì. Ok, siamo praticamente nuovamente tutti, qualcuno se si perde poi rientra. Sandro, approfitto e posso farti un altro paio di domande che Sì. mentre raccontavi mi sono venute in mente. Sono sempre io, Sì. Patricia. Patrizia, ok, scusami, ora mi Dunque, mentre raccontavi, se non ho capito male, hai Sì. detto che hai fatto il liceo musicale, vero? Sì, esatto. Hai fatto quello del Verdi, del conservatorio? Sì. Ok, abbiamo fatto lo stesso liceo, perché Ah. abbiamo un'altra cosa in comune. Ma ascolta, come l'hai vissuta questa esperienza? Nel senso, col senno di poi, ti sei pentito o hai avuto invece presentimento di aver fatto la scelta giusta, ne hai tratto delle cose buone? Avresti fatto altro, non so. No, il liceo musicale è ottimo, veramente ottimo. Poi era articolato, le lezioni si facevano lunedì, mercoledì, giovedì, martedì e venerdì conservatorio e sabato mattina le materie opzionali che erano tedesco e un'altra cosa. No, è stato molto, molto positivo, assolutamente. Poi avevo una insegnante di filosofia che era, poverina, mancata poco tempo fa, Eleonora Fiorani, che era molto, molto colta. No, bello, tutto molto positivo. Poi a giusta misura del musicista che non è che può. Sì, ci sono anche musicisti eccellenti, tipo Emanuele Silvestro, mio collega, che adesso è diventato primo violoncello alla Israel, e adesso primo violoncello alla Rotterdam, e lui ha fatto il liceo scientifico. Vabbè, ma lui era proprio un fenomeno. Poi studiava, non so, 900 ore al giorno. Vabbè, io. Sacrificio sì, fino a un certo punto, ecco, cioè oltre le 4 ore totali scleravano, non ce la facevo. Anch'io ho avuto la fortuna di frequentarlo quando si facevano ancora, cioè si fanno ancora i 2 giorni settimanali di solo musicali, insomma strumento e poi gli altri 3 di materie. Però purtroppo non so se lo sai, ma negli ultimi anni, addirittura l'ultimo anno, ci sono stati talmente pochi iscritti che hanno fatto una sola sezione. Me l'hanno Quindi detto, sì. un po' dispiace perché. Insomma, se si andasse ad estinguere.
insomma, almeno dal mio punto di vista, mi ha dato possibilità di concentrarmi di più sullo strumento e molte, molte materie mi sono state anche convalidate nel percorso di studi, per cui mi ha aiutato. Però visto che raccontavi che hai fatto un anno di lingue, ho pensato magari col senno di poi ti fosse potuto piacere di più fare, non so, un linguistico o qualcosa così. No, se avessi potuto scegliere avrei fatto economia, però ormai è troppo tardi. Oppure ingegneria come il fratello di mio padre. Una delle due, ecco. Saluto quindi il mio amico Biagio Carlo Magno, che vedo che si è unito. Ciao Biagio, se ci sei. Niente, ok. E poi hai detto un'altra cosa prima, il fatto che... Buonasera Sandro. Fai anche... Scusa Patrizia. No, niente. Sì, ciao. Prima hai detto un'altra cosa molto bella che mi ha fatto riflettere, il fatto che all'interno comunque uno fa una ricerca personale anche a livello di sentimenti, di opinioni di sé, per cui ti costruisci un po' una fortezza, no? Sì. E crei un filtro con l'esterno affinché non ti scalfisca, non ti demolisca troppo, no? E soprattutto quando magari affronti situazioni di stress, come può essere un concerto da solista o un'audizione importante. Hai detto prima che hai provato 7 volte l'audizione in Scala, no? Sì, sì. Insomma, che cosa dici a te stesso nei momenti di difficoltà? Cioè, magari che cosa hai pensato la prima volta che non hai superato l'audizione in Scala? O, sai, per noi giovani, soprattutto, almeno parlo dal mio punto di vista, che sto terminando il conservatorio adesso, affrontare il mondo del lavoro, il mondo dell'audizione, dei concorsi, comporta anche saper ricevere di no. Sì, sì, e certo. Questa è una cosa che non ti insegnano a scuola, però da grandi artisti o comunque da persone con esperienza, sentire il loro vissuto può aiutare parecchio. Sì. Quindi ero curiosa di sapere. Discorso abbastanza complesso, cerco di sintetizzarlo. Innanzitutto, quando hai detto di crearsi delle barriere, dei filtri, è un po' improprio, perché io ho parlato di un castello con delle fortificazioni, ma il ponte levatoio, quando devo comunicare con il pubblico, deve essere abbassato, quindi, perché se no quelli mi dicono che sono freddo, no? Perciò lì il canale di rischio c'è, però è un ponte levatoio. Quando arrivano i nemici bisogna di nuovo tirarlo su, però se non c'è questa cosa di tirare giù il ponte levatoio non comunichi niente. Assolutamente. Questo ti ho risposto. Le audizioni, quando va male la prima, generalmente chiedi, fai così, non so, lo strumento, la voce, fraseggio, l'intonazione. Quando sei alla quarta, quinta, cominci magari a domandarti se è proprio tutto a posto, no? Nel senso, magari ci sono anche, mi è capitato spesse volte, una volta sono andato all'estero, addirittura in Nuova Zelanda, dove la commissione, chiaramente non c'era nessun italiano, io adesso non vedo più nessuno, non ti vedo più, Patricia, sì? No, un audio, problema no, di video. Connessione. Ok, sì, sì, sì. Okay, sì. Io ti sento. Sì, mi senti? Sì, sì. Sì. Ok, dicevo, sì, mi è capitato a volte di andare anche in Germania, così sì, le audizioni sono andate relativamente bene. Per esempio, sono andato non tantissimi anni fa, dietro la tenda, diverse volte ho fatto dietro la tenda, perciò in anonimato, da 200 e passa partecipanti sono rimasti prima 30 e sono passato alla semifinale. Poi alla finale siamo passati in 6, poi degli italiani ero l'ultimo, ero l'unico e non hanno preso nessuno. Sicuramente ritengo che non tutti i concorsi siano puliti, sicuramente ci sono dei favoritismi. Per quello che riguarda i concorsi dove io sono stato in commissione, io sono sempre stato assolutamente imparziale. Purtroppo ricordo con dolore un concorso dove ho dovuto sbattere fuori uno dei miei migliori amici perché non aveva suonato bene. Un'altra volta che avevo avuto una relazione amorosa con una ragazza, ho fatto mettere a verbale che io non potevo appunto
giudicare nonostante la relazione fosse finita da 3 anni. Sono io che volontariamente ho fatto scrivere questa cosa. Certo, se tutti si comportassero così, penso che andrebbe tutto meglio, ecco. Credo, spero di aver risposto, insomma, anche alla tua domanda. Non ti vedo più, la cosa mi crea un po' di Sì, disagio, alle sinceramente. volte l'avere preso un no, soprattutto all'inizio, è stato un capire il perché, alle volte invece succede che la situazione non lo permette e quindi te ne fai una ragione. Boh, non lo so cosa intendi dire, la situazione non lo permette, non te ne fai una ragione, cioè, non lo so, quando è possibile bisogna cercare il proprio spazio, come in un vecchio film di Sergio Leone, che non so se sai, tu sei molto giovane, era un regista incredibile di film western, e in uno dei suoi film più belli c'era Claudia Cardinale, stata una grande attrice italiana che arrivava insieme al suo cioè, i cowboy arrivavano a cavallo nella nuova terra e piantavano una bandierina. Adesso diciamo che la terra è quasi tutta presa da altri, è sempre un problema, bisogna fare un po' gomitate. Io non sono mai stato capace di fare gomitate, però ho sempre cercato di creare qualcosa di speciale, il repertorio speciale, suonare in maniera speciale, il fraseggio speciale, fare tutto leggermente meglio di come pensavo che fosse il mio massimo, e qualcosina sono riuscito a fare, ecco. Non ho altri segreti. Grazie. Vediamo se riusciamo a parlare con qualcuno che è Se visibile, che è più nessuna delle semplice, domande, penso. avrei io una domanda in caso. Ok. Ah. Sì? Come stai? Innanzitutto. Vedo più nessuno. Marco non si Miriam, sente in ci questo sei? Ci momento? assisti? Perché forse la connessione di Sei Marco non Miriam? funziona. Sì, io sono qui. È abbastanza brutta la Siete? connessione al momento, Sì, lo sai, lo noto. Non so se è la mia o quella di qualcuno, con linea generica la connessione. eh? Io mi vedo e mi sento bene. Non sento niente, scusatemi. In ricezione non sento Nulla, neanche io io, nulla. Marco. Magari puoi Pronto? scrivere. Puoi scrivere nella chat, magari. Se hai qualche domanda. Ciao Marco. Marco. Ciao. Scrivi. Vai, vieni. Proprio ti ho visto un attimo, ma e poi basta. Non sento nulla, sento una specie di sfregolamento. Anch'io. Non so, non credo che sia possibile. No. Va bene. Ok, ci provo io allora. A questo punto faccio una piccola domanda. Intanto perché sono rimasta veramente molto, molto incuriosita dal fatto che comunque ci sia questa duplice natura, ecco, tra il violoncellista di musica classica. Si sente, vero? Si sente, ma si vede un attimo, poi va via, micidiale, cioè Sarà stressante. il mio quasi 5G del vaccino, probabilmente. Comunque, vabbè, si devono fare le battute per gli Sì, questo è anziani. molto. Non ho riso perché è già. Credo che l'avrà sentita 78 volte, ne hai Sì, più vabbè, ma. 48. Comunque, la mia domanda era, dato che c'è stata questa cosa, sono rimasta molto curiosa, incuriosita dal Sì. fatto che ci sia questo affiancare questa carriera di primo violoncello alla Scala, che è un tipo di lavoro, è Sì. un tipo ovviamente di esecuzione musicale, un tipo di musica, a una carriera anche elettronica, vicino al rock, vicino al pop, e mi chiedo,
sto facendo forse una domanda un po' a trabocchetto. Che cosa ne possono pensare gli altri colleghi? Non è a trabocchetto la domanda. I colleghi, quelli che si adeguano al fatto che esiste solo musica bella e non musica di serie A o serie B o di un tipo o dell'altro, fanno la cosa giusta. Gli altri rimangono parrucconi e sono gli stessi che criticavano Brahms quando scriveva la musica da camera e gli dicevano che l'opera 99 per violoncello e pianoforte era inascoltabile, musica orribile, dissonante. Credo di aver risposto, no? Sì, vabbè, è una curiosità perché a me è sempre piaciuto non restare solo nell'ambito della musica classica, ho sempre cercato di spaziare, perché appunto fare arte penso che debba fare stare principalmente bene, se no non siamo onesti nei confronti di chi ci ascolta. Quindi, il fatto di avere una testimonianza... Ma bestiale sta cosa, che ti vedo un attimo, poi va via, ti vedo, va via. Non ne tu ho mi vedi idea. Costantemente o va via anche il mio? No, io vedo tutti costantemente. Quindi allora probabilmente non è la mia connessione, perché pensavo, a parte che sono sì. Vicino, anche vicino al router. Ok, bene. Credo di averti risposto, no? Sì, sì, Miriam? Sì, sì. Era una cosa che mi interessava, perché insomma, sappiamo che è un mondo un po' ostico in certi casi. Quindi ah, sì, sì, assolutamente. Sapere che comunque si può fare senza che ci siano grossi problemi è anche un po' un modo per essere più tranquilli, ecco. Sì. Non so. Sai cos'è che passa? Passa il tuo audio, il tuo video passa a un certo punto a Nicoletta, che però ha disattivato, e mi fa vedere la schermata nera. Questo non riesco a capire. Forse perché attiva il microfono. Se Nicoletta disattivasse il microfono, probabilmente non passerebbe in automatico sì, a lei. Sì, probabilmente succede questo. Forse ok, adesso infatti ci ha aiutato e ora ti vedo costantemente. Sì. Ok, era questa la mia domanda, ero molto curiosa su questo, perché sì, mi era veramente interessante. Spero sì, abbiamo fatto un lungo lavoro, ma ci sono delle musiche straordinarie. Adesso, non so, per fare un esempio, i Queen... Chi ormai dice che sono musica rock non osa più neanche aprire bocca a nessuno, no? Ma quindi non si toccano Vasco più. Rossi. Quindi. Sì, Vasco Rossi ormai sono rari quelli che lo toccano. Prima dicevano, oh, lo indruga così, no? Cioè, drogato, dicevano. Invece, insomma, grande artista, grandissimo artista. Mi sembra che anche lui sia entrato nell'Olimpo degli ormai non più messi in discussione. Sì, toccava in senso buono, eh. Sì, 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 in questo senso. Ecco, era sì. Una domanda che mi premeva un po', quindi sono molto contenta della risposta. C'è qualcuno bene, che ha qualche allora... domanda? Pare di no. Ci riprovo allora. Io. Si sente. Va bene, proviamo. Allora, mi sentite adesso? Sì, sì. Ah, ok. Intanto sono un grande estimatore... E appassionato della vostra orchestra e complimenti per i concerti che avete fatto fino adesso, e sono un grande amante della Scala. Cosa grazie. Si prova a suonare? Cosa si prova a suonare alla Scala? Senti Marco, mi racconti qualcosa di te? Sì, allora io non sono musicista, non canto, non suono, però ho sempre avuto questa passione fin da piccolino per la musica classica, perché bello. Mio nonno era un grande ascoltatore. E allora, fin da piccolino, io ho sempre amato questo mondo, perché, non so, mi piaceva questi suoni, questi violini, mi piaceva sentire questi suoni di tutta l'orchestra che... Non so, è una questione, forse è stato amore, insomma, a prima vista fin da bambino. Bellissimo. E cosa provi quando si suona alla Scala? Cosa prova un musicista quando suona alla Scala? Io ti assicuro che quando suono sia davanti a una persona che a 100, come mi è capitato tanti anni fa di suonare alla Royal Albert Hall di Londra, c'erano 6.000 persone, c'è il video sul mio canale YouTube, anzi vi invito ad andare a dargli un'occhiata, che ci sono tanti concerti con adesso, così. Lì c'era Guglielmo Tell, 6.000 persone, per me non, giuro, veramente non cambia niente,
cerco sempre di suonare al meglio perché mi hanno insegnato che non sai mai chi c'è davanti, magari, capito? Cioè, per me hanno tutti pari dignità le persone che ci sono davanti, sia che sia il Presidente della Repubblica che sia una persona che non ne sa niente di musica. Io cerco di sempre di dare il massimo che posso, compatibilmente con le energie che ho, ecco. Grazie. E tu di che cosa ti occupi, Marco? Ma io Del sono lavoro? sempre, sono un magazziniere. Bellissimo, Sono un bellissimo lavoro. magazziniere, Io però appassionato di musica. Sì. bello. E niente, io penso che se non avessi fatto musicista, dicono che sono abbastanza bravo a cucinare. Ah. Forse avrei fatto il cuoco è una parola grossa, insomma, cioè sì, Vero. Quindi adesso cucinare si così. usa la parola chef, qui si usa. No, chef, non la... Se bisogna usarla con usano attenzione. termini un po' più tecnici. Sì, Sì, chef un po' sopra, per me il cuoco andava bene. Stato sì. veramente un piacere conoscerti. Grazie, Grazie, anche per me. buona serata. Grazie. Buona serata anche a voi. E forza Scala, viva la Scala. Speriamo. Ciao, Biagio. Ciao, testimonio, ottimo cuoco Alessandro, esperienza. Mi scuso per l'intrusione, Sandro, non sono un arco, ma tu sai che sono sempre curioso degli strumenti diversi dai miei, parlo sempre tante cose e poi mi serve per la mia mansione di docente, sempre quando parlo con i ragazzi, sempre sempre riferimento all'orchestra, agli archi, perché secondo me l'orchestra è fatta di archi e i percussionisti suonano tanto in orchestra, almeno in Italia. Quindi mi scuso per l'intrusione, Sandro, non sono un violoncellista, tu lo No, mi fa sai. molto piacere. Mica, guarda, l'unico violoncellista sono io, gli altri sono prettamente dei cantanti che ci Siamo quasi sono. tutti cantanti. Ah, molto bene. Bene. Dunque, volevi dirci qualcosa, Biagio? Ah, non sono riuscito a salutarvi prima perché mi sono collegato al volo così, ma è interessante questa. Gruppi di musicisti hanno organizzato queste chat. Io ho partecipato con quelle di trombe, ad esempio, che sono dei cari amici, molto interessante. Non c'è mai tempo di fare queste cose, e neanche in conservatorio, ognuno si sei sempre a scomparti. Invece ho imparato all'estero che collaborazioni, questi scambi di idee sono molto importanti, non c'è mai tempo di farlo. Col Covid è cambiato un po' la cosa, la gente ha un po' più di tempo ed è sempre per una persona come me curiosa e mi serve anche per la mia attività di docente con i ragazzi, dare prospettive diverse oltre che la lezione e tutto quanto, tecnico, musicale. Quindi ringrazio per l'invito, mi scuso ancora per l'intrusione. Ma che scusa, no, Biagio è bravissimo, ha suonato con noi tante volte, gira tutta l'Europa, tutto il mondo. E qual è l'esperienza, Biagio, che ci puoi raccontare in estrema sintesi rispetto a questo gruppo, per esempio, di trombe che si è trovato? Estrema sintesi è difficile per me, lo sai, io non sono un grande So, infatti ho oratore. cercato di aiutarti. Ti ringrazio. Beh, il rapporto che ognuno di noi ha con la musica è sempre molto particolare. Il mio è, come ho già detto, molto di curiosità e anche per questo ho girato forse anche un po' troppe istituzioni in Italia, anche all'estero, andando dal barocco estremo, da Vivaldi, fino alla musica contemporanea, con 13 percussionisti e repertorio contemporaneo proprio attuale. Ma è un fatto di curiosità mia, poi lo strumento permette. Però ripeto, penso sempre, visto che parlavi di orchestra, un appuntamento questa sera si parla di orchestra, professione in orchestra così, secondo me gli archi in genere sono il riferimento più importante. Sabato sera ho fatto un concerto dopo tempo e per me è stata una prova del 9 perché ho suonato un brano di Mozart con archi e timpani, non c'erano trombe, non c'erano fiati e ho capito veramente. Veramente ho ricordato tante cose importanti che sono importanti, sono di riferimento sull'intonazione, sull'insieme, anche sugli sguardi e sono entrato un po' nel mondo della musica, tra virgolette, da camera, perché questo brano di Mozart è fatto per quartetto d'archi, in realtà, che si contrappone a un'altra orchestra con dentro i timpani, ma sempre d'archi. Questa è l'ultima cosa che. E mi fa sempre, mi è servito, sono saltati fuori dei meccanismi, c'è stata una memoria,
che mi ha ricordato appunto l'importanza di suonare con gli archi in orchestra, e sono contento di avere tra gli amici Sandro e anche altri, ma Sandro sicuramente di più. Ho avuto la grande fortuna di suonare anche con suo padre, è secondo me una grande tradizione, io l'ho sempre detto, Sandro, sì, noi siamo anche amici, abbiamo mangiato insieme a casa tua, piuttosto che, però è sempre in primis questa memoria, ricordo di suonare in una maniera italiana, una maniera particolare, e sono contento di aver avuto queste conoscenze, queste occasioni, queste esperienze in orchestra in Italia, che è un modo di vivere la musica in orchestra in Italia completamente diversa dall'estero. Tutto qui. Bene. Grazie Biagio. Grazie a te. Grazie, perché è stata comunque anche un'altra testimonianza e direi che è più che apprezzata. Grazie a voi. Bene, il braccio quanto fa male dopo la vaccinazione? Cosa dobbiamo aspettarci? No, più che altro io mi sento, avevo già un momento di rinite, quindi vaccinazione e rinite insieme, non credo che fosse. Sì, sì. Acutizza tutto quello che c'è. Sì, un pochino, non è così tanto grave, più tranquillo di quello che pensassi, è solo un po' di fastidio, ecco. Bene, allora ma se non c'è altro... Del sangue. Vorrei tranquillizzare chi non l'ha fatto. Grazie. No, vabbè, sono abbastanza tranquillo. Ok. Bene, allora dicevo, Miriam, se non c'è nient'altro... Se nessuno ha qualche altra domanda, ci possiamo salutare. Sì, intanto io ringrazio a nome proprio di tutta Opera Life, ringrazio a nome della community, a nome di tutti noi, perché comunque è stata una chiacchierata veramente interessante. Confrontarsi con uno strumentista è un po' diverso rispetto a confrontarsi sempre con i cantanti, perché dà una visione ancora più, secondo me, collettiva del fatto che la musica si fa insieme. E quando si sta su un palco, cantanti, orchestra, coro e regia, secondo me, lavorano tutti insieme in sinergia. Non c'è un protagonista vero e proprio. Appunto, tutta la sezione d'archi è fondamentale, tutti i singoli strumenti sono fondamentali, quindi per il mio pensiero è fondamentale sapere un po' quali sono i vari ruoli, i vari doveri. Beh, per esempio, una cosa che mi sento di aggiungere è che quando la RAI, RAI 5, riprende un'opera di Richard Strauss e si sentono 90% i cantanti e 10% il resto dell'orchestra, non hanno compreso niente della partitura, ma esatto, proprio niente, per fargli un complimento, ecco, perché non si usano parolacce così, ma devono ritornare sui banchi di scuole, ok? Mi sono d'accordo. Va bene. Sì. Io ho provato anche a dirlo, insomma, sia il maestro Shaili che al sovrintendente, dico, ma questi signori della RAI ce la fanno? Cioè, perché se vai da Berliner Philharmoniker, noi non siamo i Berliner Philharmoniker, ma dobbiamo prendere esempio da come fanno le riprese, gli equilibri sonori. È vero. Ma si vede già questo, devo dire, col concerto di Capodanno di Vienna, se dovessi fare un paragone. Sì, sì. Cioè, sì, quello poi che hanno delle camere in Italia, lì si sente tutto, cioè, quindi... Qua, boh. Ma è perché è un paese dove la melodia è popolare, cioè la gente, se gli canti una linea melodica, capiscono, se gli parli di armonia, di verticalità, ti guardano come dire, ma la teoria della relatività di Einstein, cosa stai facendo? Cioè, non... Va bene. Sì, è vero. Ecco. Vabbè, niente, dai. Okay, allora, niente, vi saluto e se posso ringraziare tutti, vi auguro buona serata. Grazie mille. Grazie a tutti per la partecipazione e soprattutto al nostro ospite. Grazie a voi. Ricordatevi che su Opera Life scrivo adesso una volta al mese degli... ho scritto il mese scorso di Tosca, adesso questo mese ho scritto di Frauen Schatten, La donna senza ombra di Richard Strauss. Sì. Magari dei punti di vista un pochino diversi, eh. Ecco, va bene. Ciao. Un piacere. Ciao. Grazie. Buona serata a tutti. Arrivederci. Buona serata a tutti. Ciao.